Eccoci tornati ancora un video riguardante le funzioni econometriche, in particolare le funzioni econometriche inverse. Dedichiamo quindi ancora un po' di video a questo capitolo. Parliamo delle funzioni econometriche inverse, in particolare cominciamo col. Tanto dovreste sapere che cosa si intende per funzione inversa di una segnata funzione. Cominciamo col considerare il grafico della funzione y uguale sin x, la cosiddetta sinusoide, e ci chiediamo se questa funzione è invertibile, perché se e solo se è invertibile possiamo dire che questa ammetterà inversa, no? La funzione inversa di y uguale sin x esiste se sin x è invertibile. Dunque, disegniamo la sinusoide, che vi ricordo ha un andamento di questo tipo. Ecco qua. Questo è naturalmente un tratto di sinusoide. Qua abbiamo 0, qua abbiamo meno pi greco mezzi, qua abbiamo pi greco mezzi, a 0 a pi greco evidentemente è 0, così come anche a meno pi greco è 0. Vale naturalmente, vedete come il seno, ve lo ricordo, oscilla fra i valori meno 1 e 1, meno 1 e 1 è il codominio della funzione seno, che ha come dominio il suo periodo 0,2π greco. Funzione y uguale sin x, l'abbiamo già detto tante volte, è una funzione periodica di periodo 0,2π greco. Qui quindi abbiamo un 3π greco mezzi, e poi a 2π greco torna nuovamente a essere 0 e poi ricomincia la sinusoide. Cosa possiamo dire? Vi ricordo che una funzione ammette inversa se è biettiva. Se non è biettiva, una funzione non ammette inversa, non è invertibile. Che dire che ammette inversa vuol dire che una funzione invertibile, condizione necessaria sufficiente affinché la funzione sia invertibile, che sia biettiva. Una funzione è biettiva se è allo stesso tempo suriettiva e iniettiva. Una funzione si dice, evidentemente, se una funzione si dice iniettiva quando, preso il suo grafico, tracciata una retta parallela all'asse delle ascisse, quindi y uguale costante, questa retta interseca, taglia la curva suddetta almeno. Al più in un punto, al massimo in un punto. Se noi tracciamo una retta qua, orizzontale, guardate qua, la sinusoide, sta retta la incontra non in al massimo in un punto, ma in più di un punto, qua in 2, 3. E quindi la funzione y uguale sin x non è invertibile, non ammette inversa, perché non è biettiva. È suriettiva, ma non è iniettiva. E se non valgono entrambe non si può dire che è obiettiva. Ma cosa possiamo fare? Come diciamo, si fa anche, non so, non è proprio simile, ma mi viene in mente la parabola, che non è una funzione obiettiva. Anche y uguale sin x, pur non essendo obiettiva, ha la sua inversa. Basta restringerci, cioè basta limitarci a considerare questo periodo. Meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Guardiamo questa striscia. In questa striscia l'andamento è questo qua, questa curva qui. Domanda, è biettiva? Certamente sì, perché vedete se la retta incontra quella curva al massimo in un punto solo. Quindi in quell'intervallo là è biettiva, e allora ammette inversa nell'intervallo, nel periodo meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, la funzione inversa di y uguale sin x è chiamata y uguale seno di x alla meno 1, ma meglio detta y uguale arco seno di x. Naturalmente, essendo la funzione inversa di sin x, y uguale arco sin x avrà il dominio che coincide con il codominio di sin x, così come avrà il codominio arco seno di x che coincide con il dominio di sin x. Il dominio di sin x in questo caso è il periodo meno pi greco mezzi pi greco mezzi, quindi vuol dire che il dominio della funzione y uguale arco sin x, che adesso andiamo a rappresentare, sarà evidentemente x appartenente all'intervallo meno 1 e 1, ovvero l'argomento dell'arco seno compreso fra meno 1 e 1. Come codominio, evidentemente, l'intervallo chiuso e limitato meno pi mezzi, no? Periodo entro il quale abbiamo considerato la curva, la nostra sinusoide. Andiamo a rappresentare la funzione proprio y uguale arco sin x, che attenzione, non si può definire come una funzione goniometrica in realtà.
per una normalissima funzione che sull'asse delle y, naturalmente, che ha sull'asse reale i valori reali, quindi non come se le cose non hanno i valori irradianti, presenta sull'asse delle ordinate i valori 0, pi e mezzi, eccetera. Il suo andamento è molto semplice da rappresentare, ha un andamento di questo tipo, dove evidentemente questo valore qui non può che essere meno pi mezzi, questo valore qui non può che essere pi mezzi, vedete, meno pi mezzi non a caso è il codominio della funzione y uguale a cos in x, e questi due sono evidentemente meno 1 e 1. Praticamente le cose si sono invertite. Stesso discorso, lo possiamo. Alcune proprietà le tralasciamo, le vedremo nel caso in seguito. Una cosa importante riguardante parliamo della funzione arco cos'è, no? Ovvero la funzione inversa di cos'è, no? Valgono le stesse considerazioni fatte per y uguale sin x anche per la cosinusoide y uguale cos x, che anche in quel caso, attenzione, se l'andiamo a rappresentare, valgono gli stessi discorsi fatti per y uguale sin x, la funzione inversa naturalmente di y uguale coseno di x, tenete conto, dobbiamo tenere conto di una cosa in questo caso. Rappresentiamo la cosinusoide, che è questa. Perdonate se non l'ho fatta perfetta, ma soprattutto questa parte qua. Rappresentiamo il grafico della funzione y uguale cos x. Cosa possiamo notare? Beh, possiamo notare anche in questo caso che anche qui, per dire che la funzione sia abiettiva, dobbiamo limitarci a considerare un intervallo chiuso, una restrizione. Perché se noi tracciamo nuovamente una retta orizzontale, questa non interseca la curva, la cosinusoide in al massimo un punto, ma in più di un punto. Quindi non è iniettiva la funzione y uguale cos x. Ma anche in questo caso, faccio notare, se questo è 0, questo sappiamo essere pi e mezzi, perché il coseno pi e mezzi è 0, questo naturalmente sappiamo valere pi greco. Stesso discorso vale qui, questo è meno pi mezzi, questo è meno pi greco. Oh, attenzione adesso, se noi ci riferiamo ad esempio a questo intervallo, intervallo 0 pi greco, eccola qua la cosinusoide. In questo caso qui è chiaramente bietiva e quindi a meta inversa, è invertibile a meta inversa. Funzione inversa di y uguale cos x è y uguale arco coseno di x, che ha, attenzione, un andamento di questo tipo. Direi, volevo dire, molto simile all'andamento di y uguale al cosen x, in realtà è come se fosse un andamento contrario. Andiamo subito a rappresentare. È evidente che il dominio di y uguale al cosen x coincide con il codominio di y uguale cos x, quindi sarà x appartenente a intervallo chiuso e limitato meno 1, 1, così come il dominio. Il codominio della funzione y uguale arco cosen x coinciderà con il dominio della funzione y uguale cos x, che in quel caso è 0 pi greco. Quindi 0 pi greco sarà il codominio della funzione y uguale arco coseno di x, che ha un andamento evidentemente di questo tipo, che adesso andiamo a rappresentare, magari possiamo accettarlo, eccolo qua, dove evidentemente questo è meno 1. Questo è 1, questo, attenzione, è pi mezzi, questo qua, eccolo qua, vi dicevo, è proprio pi greco. Vedete, il codominio 0 pi greco, pi mezzi naturalmente vale 0, lo sappiamo, e questo quindi l'andamento. Notiamo, prendiamo in considerazione entrambe le due curve. Faccio in maniera veloce così, meno pi mezzi, questa è y, questa è x, questa è l'origine, meno 1, 1. Entrambe le funzioni, y uguale arco coseno di x
uguale al coseno di x sono quindi definite nel dominio meno 1 e 1, hanno come codominio rispettivamente questa 0 pi greco, questa meno pi mezzi pi mezzi. Cosa si può dire di queste due? Si può dire questo, lo vedremo soprattutto negli esercizi, ma lo voglio dire. Se ci dicono, naturalmente, essendo funzioni inverse, quando noi calcoliamo il seno e il coseno di un angolo, otteniamo un valore in corrispondenza di quell'angolo. Quindi, se l'arco seno e l'arco coseno sono le loro funzioni inverse, parleremo di arco seno e arco coseno di un valore, il cui risultato deve essere necessariamente un angolo. Quindi, se mi dicono arco seno di 1, ci chiedono qual è quell'angolo in cui il seno vale 1. Naturalmente, pi greco mezzi. Quindi, come risultato in uscita, ci deve essere un angolo che possiamo esprimere in radianti, non so, in gradi se preferite, uguale, ma in radianti come si usa. Così come se mi dicessero arco coseno di, non so, coseno di radice di 3 su 2, qual è quell'angolo in cui il coseno vale radice di 3 su 2? Lo sappiamo. Coseno vale radice di 3 su 2 esattamente a pi greco sesti. La risposta, vedete, è sempre un angolo. Quindi gli archi di un valore hanno come ci restituiscono, hanno come risultato sempre degli angoli espressi in radianti. Ecco qua. E le funzioni inverse di tangente e cotangente, allora, sono rispettivamente y uguale arco tangente x, y uguale arco cotangente x. Non mi soffermerò sulla seconda, evidentemente. Vediamo che andamento ha la funzione y uguale arco tangente x. Ne parliamo un attimo. Naturalmente non rappresento il grafico della funzione y della tangentoide, funzione y uguale tangente x, che avevo già rappresentato in precedenti video, è una funzione in quel caso obiettiva, quindi ammette sicuramente inversa. Ammette inversa, quindi invertibile, e l'inversa è y uguale arco tangente x. Il dominio della funzione inversa della tangente y uguale arco tangente x, andamento di questo tipo, dicevo il dominio della funzione y uguale arco tangente x, attenzione, coincide con il codominio della funzione y uguale tangente x, tutto R quindi, meno infinito più infinito. Questo è l'andamento, e attenzione, meno pi mezzi invece è il codominio della funzione y uguale arco tangente x, che non a caso coincide proprio con il dominio della funzione y uguale tangente x. La funzione y uguale arco tangente x è una funzione che è sempre crescente, come potete vedere, presenta, ma queste poi queste cose le vedremo in seguito, un punto di flesso in corrispondenza dell'origine. Facciamo anche l'altra, la sorella, possiamo indicare, o il fratello, se considerate la cotangente x un maschio, è un grafico di questo tipo. Come potete vedere, la cotangente sappiamo si annulla a pi mezzi, non l'ho fatta proprio perfettamente. Presenta la cotangente un flesso questa volta nel punto 0 pi mezzi, qui invece il flesso non è nel punto 0 0, eh? Sarebbe così. Codominio della funzione y uguale, che è questa, arco cotangente x è 0 pi greco, e anche in questo caso il dominio della funzione y uguale arco cotangente x, come si vede dal grafico della funzione uguale, sono due grafici che presentano evidentemente, si nota da essi che il dominio è tutto R. Anche in questo caso è interessante dire che se io nomino arco tangente di un valore, voglio sapere evidentemente, vuole avere come risultato un angolo. Quindi, evidentemente, se io dicessi arco tangente di 0, sto intendendo qual è quell'angolo in radianti, se volete, in cui la tangente vale 0. È 0. Così come se dicessi arco tangente di 1, il risultato è chiaramente pi greco uguale. Sappiamo che qual è quell'angolo in cui la tangente vale 1. E se dicessi, per esempio, arco tangente di più infinito, noi sappiamo che a pi greco mezzi e a 3 pi greco mezzi la tangente non esiste, cioè possiamo dirlo
se facciamo un discorso dal punto di vista dei limiti, sappiamo che a Pieco Mezzi vale più infinito, quindi il risultato qui sarebbe vale proprio Pieco Mezzi, in realtà non esiste la tangente a Pieco Mezzi, così via. So, se dicessi per esempio arco tangente di radice di 3 fratto 3, mi sta chiedendo qual è quell'angolo in cui la tangente vale radice di 3 su 3, sappiamo essere pi greco seste. E così via. Stesso discorso naturalmente vale per la funzione y uguale arco cotangente x, comunque ve lo dico subito, è una funzione meno utilizzata, è una funzione come potete vedere, non ve l'ho detto ma mi sembrava chiaro, che ripeto, presenta un flesso in 0 pi greco mezzi, mentre invece la funzione y uguale arco tangente x presenta un flesso in 0, 0. Quella funzione lì è una funzione, come vedete, decrescente, mentre invece è crescente la funzione y uguale arco tangente x, crescente nel suo dominio, decrescente nel suo dominio. Non ho altro da dirvi riguardanti le funzioni inverse, di cui però parleremo ancora quando cominceremo fra pochissimo a risolvere un po' di esercizi tratti dai testi di scuola. Non perdetevi i prossimi due video nei quali continueremo a parlare di ancora funzioni econometriche, in particolare di valori di angoli che superano i 2 pi greco, i 360 gradi, e anche di funzioni periodiche. Faremo ancora un discorso un pochino più particolareggiato riguardante le funzioni periodiche. Vi saluto e vi invito a guardare i prossimi video. Ciao a tutti.